Con il taglio del nastro dell'Olimpionica di Fioretto Margherita Granbassi, il Trieste Campus apre ufficialmente le porte alla città. Un'inaugurazione in grande stile, molto partecipata, circa 200 i presenti, fra autorità, lo staff che prenderà servizio e tanti sportivi, tutti incuriositi ed affascinati dalla realizzazione dell'impianto. La struttura si compone di una palestra per le attività di training, una sala corsi per le diverse discipline a corpo libero, una sala scherma e una dedicata al karate. All'esterno, il tetto del parcheggio sottostante è stato trasformato in un campo da tennis. Ci sono 3 campi da padel, 1 di pickleball e un playground per sport di squadra come pallacanestro e pallavolo. All'impianto, che vedrà protagoniste Pallanuoto Trieste, Unione Sportiva Triestina Nuoto, Fiamma Karate, San Giusto Scherma, Tennis Events, Scout Amis e Calicanto, si aggiungerà la storica palestra per la pallacanestro e la pallavolo di Via Locchi, che Trieste Campus ristrutturerà, sempre in partnership con il Comune, nei prossimi mesi, riattivando anche una storica tribuna, completando così anche il secondo lotto del progetto. Quello che doveva essere un traguardo oggi poi alla fine è diventato l'inizio di un ulteriore percorso che tra l'altro potrà dare ancora di più in generale alla città di Trieste, ma soprattutto ai giovani e all'intera regione Friuli Venezia Giulia. Vedrete i prossimi passaggi, io spero qualcuno di farne già entro quest'anno, ma sicuramente dal 25 al 26 ci ritroveremo di nuovo per momenti come questo. Il campus dispone di aree dedicate allo studio, a corsi e attività di doposcuola che permetteranno ai giovani di avere spazi per sviluppare le proprie competenze. La cosa bella è che poi durante anche l'anno c'era la possibilità di mandare i ragazzi e le ragazze a fare attività sportiva e ci sarà anche l'attività di tutoraggio per il doposcuola. Quindi in realtà sarà, penso, l'unica esperienza a livello provinciale che raggruppi tutto, cioè il dopo scuola dei ragazzi fatta dalla parte sportiva e dalla parte di studio. Quindi devo fare i complimenti a chi ha creduto in queste iniziative e sono convinto che vedrà anche nuovi sviluppi in futuro. Nel pomeriggio le porte di Trieste Campus si sono aperte permettendo una prima visita da parte dei cittadini. L'apertura vera e propria della struttura con l'attivazione di tutti i servizi è attesa entro la fine di giugno. A brevissimo usciremo su Instagram e tutti i vari social, su tutte le informazioni. Da oggi sul sito web sono disponibili i nostri listini prezzi e vi aspettiamo a Trieste Campus.